Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Anche oggi cercherò di fare una recensione molto breve e, come avete visto, questa settimana uscirà solo questa recensione perché mentre voi vedrete questa recensione io sarò al Salone di Torino. Penso di fare un vlog, però non sono sicura, anche perché non ho capito quanta gente ci sarà e quanto complicato sarà fare un vlog. Quindi vedremo cosa succede durante la giornata, le giornate che sarò lì, perché io sarò lì sabato e domenica. Ma senza ulteriori indugi vi parlo del libro che ho finito recentemente, che ho aspettato a commentarvi perché volevo parlarvene mentre dopo aver seguito il mio club di lettura, il club di lettura che non è mio in realtà ed è organizzato dalla libreria misteriosa che vi lascio qui sotto. Il libro in questione è Leggere Lolita Teheran, leggerò malissimo il nome della ragazza, che è Azar Nafisi, spero che si legga così. È la storia vera di questa docente universitaria. Ok, a quanto pare non sapeva da fare perché la macchina fotografica si è ovviamente scaricata e si scaricherà anche questa. Ma andiamo avanti. Quello che vi stavo raccontando, spero, non so dove si è fermata, è la trama. Riprendo dalla trama, quindi una docente universitaria a Teheran che organizza un club segreto di lettura con alcune delle sue studentesse non tanto migliori quanto quelle di cui sentiva di potersi fidare di più e con le quali appunto ogni settimana, ogni giovedì si incontra per parlare di letteratura, libri che sono proibiti o comunque non sono permessi dal regime la maggior parte delle volte e che infatti loro fanno molta fatica a trovare, tra cui quelli principali su cui si divide anche poi la storia è Lolita, il grande Gatsby e Jane Austen, con penso che utilizzi la Austen proprio come autrice nell'ultima parte, più che come sì, Austen più che come libro, però parlano principalmente di Orgoglio e Pregiudizio. È un libro, è una biografia e secondo me permette di vedere una parte, un paese, una situazione politica e sociale e culturale che la maggior parte delle volte a noi è lontana. Sono saltati fuori tantissime argomentazioni durante il club del libro. Quello che io mi sento e che ho anche detto durante il club del libro mi sento di dire che questo libro dia la possibilità a chi lo legge di avere prima di tutto una visione interna alla situazione e a una società che altrimenti tende ad essere secondo me generalizzata, e questo argomento della generalizzazione è saltato fuori varie volte, tra cui anche l'ambivalenza. Comunque partiamo da questo della generalizzazione, nel senso che io come persona prima di tutto me ne faccio una colpa e non una giustificazione, ne so veramente poco di questo dell'Iran, ma in generale di tutte, diciamo, le guerre, le situazioni che si stanno affrontando in questi paesi, quindi tendo forse come molti altri a generalizzare, quindi non vedere che in realtà all'interno di queste società poi le situazioni, le persone, le risposte a un certo regime, a una certa situazione sono diverse, e quindi mi ha dato modo di vedere una luce diversa questa società e le persone che ci vivono dentro, e anche appunto vedere che non è che tutti sono a favore perché ci sono dentro, come non è che tutti lo hanno appoggiato e non è che tutti appunto sono d'accordo, e a volte non c'è la possibilità di non essere d'accordo, cioè non c'è scelta, o se la scelta c'è è veramente che è subentrato poi la seconda cosa, la questione del compromesso, ovvero quanto devono sacrificarsi molte persone in questo libro a dei compromessi, che compromesso secondo me in questo libro si dimostra molto bene, è molto pericoloso perché a volte si tende a considerare il compromesso come unica opzione senza considerare che a volte a quel compromesso si può inserire una terza opzione che però non si vede, nel senso che a un certo punto del libro, soprattutto quando parla della rivoluzione, il compromesso diventa letteralmente io mi adatto a questa situazione e tu non mi uccidi, cioè questo è il compromesso, non c'è un compromesso vero, non è un vabbè ma se ti do questo tu in cambio mi dai questo, cioè proprio è il compromesso è tu ti adatti allora io decido di non ucciderti immediatamente, cioè nel senso
È veramente tosto come libro, come situazione e soprattutto anche però mette anche in luce come le cose siano cambiate, non siano sempre state così. A me un passaggio che ha colpito molto è stato quando appunto l'autrice spiega come negli anni, adesso non vorrei sbagliare, anni 60, un po' prima forse, no, forse anni 60, 60, 70, le donne iraniane avevano gli stessi, erano molto simili come libertà a quelli occidentali, magari un po' meno, però ci si stavano avvicinando. E poi in realtà si è ricaduti, cioè nel senso il regime nuovo ha approvato delle leggi che toglievano certe libertà alle donne, che non le permettevano di fare delle scelte, che le obbligavano a utilizzare, qui spero che la parola, non so come si pronunci, io l'hanno pronunciata in realtà anche il gruppo di libro Chador, io l'avrei chiamato Chador, il velo quello totalmente coprente comunque. E magari ve lo scrivo anche qui sotto perché forse l'ho anche detta male. Comunque, insomma, era un simbolo religioso e poi è diventato un simbolo ovviamente di repressione. E questo vincola anche le persone che non, lo usavano perché credevano, perché lo usavano come segno religioso e adesso non lo usano più, cioè non possono più utilizzarlo in quel modo perché è diventato semplicemente un simbolo oppressivo che si distacca dalla religione. E secondo me questo mette in luce tante situazioni e anche le nostre posizioni verso questo tipo di paese, verso questo tipo di società, che consideriamo sempre come retrograde magari o comunque come indietro rispetto a noi e che in realtà a volte si trovano veramente a essere sottomesse a dei regimi col quali fanno fatica a non voglio dire rapportarsi, ma quanto a combattere, che fanno fatica a combattere. Questo libro però, oltre alla questione politico, sociale, culturale, mi ha colpito molto anche per la capacità di amalgamare questo paese a una letteratura che a noi è molto conosciuta, nel senso io Lolita non l'ho mai letto, però ad esempio Gatsby e Jane Austen li conosco molto bene. Di Gatsby ho letto una gran parte del libro di cui parlano maggiormente, ovvero il grande Gatsby, perché è di Fitzgerald, ovviamente non è di Gatsby, Gatsby è il personaggio. E Jane Austen, Orgoglio e Pregiudizio, l'ho letto anche in lingua originale, quindi nel senso lo conosco bene come libro, l'avevo anche studiato. E a me è piaciuto molto questo, nel senso che mi è piaciuto come è riuscita l'autrice a creare un mondo letterario per anche il lettore, cioè è un libro che è intriso di letteratura, ma letteratura anche proprio come riferimenti, ci sono tantissimi riferimenti, tantissime riflessioni e in certi punti cioè, ti senti proprio, e magari sei anche alcune volte, ai seminari di Azhar Nafisi, sì. Perché proprio leggi dei passaggi, ma ci sono anche proprio dei suoi commenti, delle riflessioni sui personaggi, rapportati comunque alla religione, all'Islam, alla situazione che si stava vivendo all'epoca in Iran, quando lei insegnava, negli anni, nel corso degli anni in cui ha insegnato. Insomma, secondo me è un libro che colpisce nel suo essere una storia vera, nel suo essere una storia, ma anche nella passione dei libri, nel senso che recentemente ho anche recensito, ad esempio, La Musatrice dei Libri, che magari vi lascio qui sopra, che era stato presentato come un libro per chi amava leggere, chi amava la letteratura. Secondo me quello, o comunque quello può essere, ma questo libro, questo tipo di libro, ovvero Leggere Lolita Teheran, è un libro che invece mi avvicina di più, mi appassiona di più alla letteratura, cioè io finendo questo libro ho sentito il desiderio di conoscere meglio il libro Lolita, perché volevo capire tutti questi riferimenti fino in fondo, ma anche proprio gli altri, Gatsby, avrei voglia di rileggerlo, il grande Gatsby, anche Orgoglio e Pregiudizio, magari riprenderlo in mano, rileggere certi passaggi, perché c'è in questi libri, anche in questo libro, anche se appunto si parla solo di libri molto più specifici, cioè ce ne parla di un certo numero di libri, sono intrisi a tal punto di letteratura, di libri, di riferimenti, di riflessioni che ti stimolano a dire la tua quasi, a prendere parte al discorso, a farti un'opinione tua personale su queste rappresentazioni, comunque queste riflessioni. Quindi questo libro, ad esempio, a me ha colpito, ha preso molto di più rispetto a quello che potrebbe essere stato invece La Musatrice dei Libri a livello proprio di letterario, perché qui i libri si discutono davvero, qui di libri non si parla solo
un po' di trama e brevi passaggi. Qui proprio ci sono lunghe digressioni che fa l'autrice su questi libri. Quindi questo dettaglio a me è piaciuto veramente, veramente tanto. Come stile di scrittura, io adesso non ho i numerini, quindi spero di non star facendo una recensione troppo lunga, ma come stile di scrittura a me è piaciuto veramente tanto. Nel suo essere un mix tra appunto digressioni quasi scolastiche, quasi universitari, e storie, stralci di vita, spirali di vita di queste donne e della loro situazione, di quello che stavano vivendo. Cioè, c'è un buon bilanciamento delle due parti, riuscendo così a non rendere eccessivamente presente una delle due nel libro. Quindi, secondo me, per questo è ben riuscito. A me è piaciuto veramente molto. Mi è dispiaciuto metterci così tanto a finirlo, più che altro perché mi trovo in un piccolo blocco del lettore, nel senso che non riesco a ingranare col libro giusto e finché non troverò il libro giusto per ingranare sarò un po' bloccata. Però mi è piaciuto, sono contenta di averlo letto e mi ha aperto veramente gli occhi. E per fare una postilla a questo discorso, siccome ho letto questo libro, ho voluto anche andare a vedere al cinema un film che non parla e parla di un, pa non parla dello stesso argomento, ma secondo me parla di un argomento simile, che si chiama Attacco a Mumbai. È la storia vera di un attentato fatto appunto a Mumbai nel 2008, che ha colpito tra le varie parti della città, tra cui stazioni, caffè, eccetera, anche un hotel. L'hotel si chiamava, non me lo ricordo, Hotel Aid, non me lo ricordo come il nome esatto, però insomma racconta la storia vera dei sopravvissuti e di tutto quello che è stato fatto e di tutto quello che è successo. E secondo me anche quel film ve lo consiglio veramente tanto, a me è piaciuto veramente tanto. Ultimamente vi sto consigliando molti film e se non so avete visto l'ultimo video, ve lo lascio comunque magari qui sopra il video che ho fatto su 5 film che vi consiglio. Comunque è un film veramente riuscito secondo me perché mette in luce prima di tutto una storia vera, una verità su una storia successa, ma soprattutto mette in luce anche l'ambivalenza che è appunto presente anche in questo libro tra buono e cattivo, cioè non è tutto bianco e nero, non è tutto buono e cattivo. Ci sono tante persone in questo film che hanno, ad esempio, quello che colpisce molto è molti camerieri, molti lavoratori di questo hotel non scappano da quel luogo per aiutare, per proteggere i loro clienti, perché per loro il cliente è sacro e i loro ospiti sono sacri, quindi non vogliono abbandonarli perché alcuni dei camerieri sono veramente vicini all'uscita, potrebbero prendere e scappare, no, decidono di non farlo perché vogliono aiutare, vogliono essere parte, non vogliono fuggire. E questo punto a me ha toccato molto, mi ha colpito molto come tematica, anche il tema della religione è stato molto forte. Come film, cioè, vai lì e veramente è struggente, ma è anche molto bello da vedere. Quindi consiglio entrambi in realtà, perché appunto, come dicevo, si muovono un po' sulla stessa linea, questa idea del bene e del male totali, uno è il bene e uno è per forza il male, quando a volte i confini non sono così chiari, soprattutto perché si tende non tanto a non dare un confine chiaro quanto a generalizzare troppo. Cioè, se lì c'è un tot di male, tutti sono parte del male, cioè tutti appoggiano il regime iraniano, tutti appoggiano questi 7 ragazzini che hanno messo a ferro e fuoco a Mumbai. Cioè, tutto questo è il pericolo che secondo me proviamo e di cui siamo vittime, il pericolo di cui siamo vittime se non ci informiamo e se rimaniamo quindi in questa nube di generalizzazione e di ignoranza. Comunque qui mi fermo perché non voglio, come ho detto, fare un video troppo lungo, quindi vi consiglio ancora una volta questo libro, è un Adelphi, prezzo di copertina 12 euro, che per un Adelphi non è per niente male. Io questo libro l'ho devastato, io non so se voi potete vederlo, ma l'ho veramente devastato, ma perché l'ho portato in giro, ha vissuto con me molti giorni. Quindi detto ciò, vi consiglio sia questo che Un attacco a Mumbai, di cui in tutta questa recensione dovrei avervi messo almeno una volta la copertina qui. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se l'avete letto questo libro, avete visto il film di cui vi ho parlato, Attacco a Mumbai, o comunque avete altri libri simili che volete consigliarvi, vi consiglio sempre di scrivermi qui sotto, lasciarmi un commento su Instagram, io vi rispondo sempre. Se questo video vi è piaciuto, vi ricordo le nostre 3 little rules, ovvero seguirmi sulla mia pagina Instagram che vi lascio qui sotto, mettere mi piace a questo video e iscrivervi al mio canale. Noi ci vediamo molto presto, spero, con altre recensioni, commenti, altre cose, quindi voi rimanete aggiornati e quindi noi ci vediamo molto presto. Ciao!